Grazie, onorevole Bersani. Signor Presidente, io voglio rivolgere al Presidente del Consiglio, alle signore e ai signori ministri gli auguri di buon lavoro. Noi abbiamo apprezzato e in larghissima parte condiviso il discorso del Presidente del Consiglio, ne abbiamo veramente apprezzato lo stile. Voteremo la fiducia al Governo senza giri di parole, senza asticelle, senza paletti, senza termini temporali. Abbiamo lavorato perché la svolta ci fosse, abbiamo lavorato perché un nuovo Governo potesse nascere. Lo abbiamo fatto con onestà, con unità fra di noi, con disinteresse. Prima di tutto l'Italia è stato il nostro slogan. E lo abbiamo fatto con rispettoso riguardo alle indicazioni del Capo dello Stato, che da italiani vogliamo ancora una volta ringraziare. Noi rivendichiamo di aver visto da tempo e per tempo la crisi, rivendichiamo di aver visto da tempo e per tempo l'esigenza di un cambio di rotta. È per questo, Presidente, che nessuno come noi conosce i compiti pesanti e drammatici che ha di fronte questo Governo. Sia dunque chiaro come ci comporteremo, e voglio dirlo con semplicità davanti agli italiani. Signor Presidente del Consiglio, primo, noi tuteleremo il suo governo verso chiunque volesse scaricare su di lui responsabilità che non ha. Mi auguro, caro Reguzzoni, che non sia così, perché se fosse così, sia chiaro che noi non stiamo zitti, perché loro sono lì da un giorno, noi siamo qui da 3 anni, li abbiamo visto all'opera negli ultimi 8 anni su 10 e conosciamo la colla dei manifesti. Sia chiaro. Chiuso. Secondo, noi non pretenderemo mai di dettarvi il compito e neanche ci aspettiamo che voi facciate su tutto quel che faremo noi. Vi sosterremo lealmente e lo faremo però con l'orgoglio delle nostre idee, con la bussola delle nostre idee. Ecco alcune delle nostre idee. Vi chiediamo semplicemente di tenerne conto. Sto alla sostanza, naturalmente, i particolari si vedranno. Noi non chiediamo miracoli. Ci fa piacere che non ne promettiate. Chiediamo sobrietà, ci fa piacere che la stiate dimostrando. Desideriamo verità e fiducia, perché la fiducia nasce solo dalla verità e ci fa piacere aver ascoltato finalmente parole di verità sulla crisi. Noi non pensiamo che la fase finale di una legislatura, senza la spinta di una grande consultazione popolare, elettorale, possa dar vita a quella ricostruzione democratica e sociale che mettiamo nel nostro orizzonte, nel nostro impegno, che continua e rimane quello. E tuttavia confidiamo che una traccia del percorso da fare possa essere posta subito, che l'emergenza possa essere affrontata con vigore, che possono mettersi in cammino processi di riforma sia su impulso del governo, sia per iniziative parlamentari sui temi elettorali, istituzionali, della sobrietà, del rigore, della vita pubblica, nella politica. Quella traccia a cui mi riferisco, noi desideriamo vederla sui grandi assi della prospettiva di ricostruzione e di riscossa che immaginiamo per l'Italia. Noi desideriamo che l'Italia torni al suo posto in Europa con la dignità di un paese fondatore. Bene, molto bene, Presidente, che noi riprendiamo il nostro posto fra le prime 3 realtà di questa Europa. Molto bene.
e desideriamo che l'Italia aiuti l'Europa ad essere Europa, perché il problema non è l'euro, ma è l'Europa che non c'è. E se noi dobbiamo togliere l'Italia dal luogo più esposto della crisi, dove non dovremmo essere, dove siamo stati portati drammaticamente e pericolosamente, questo non basta però. Perché se non si correggono alcuni fondamentali delle politiche europee che abbiamo visti fin qui, nessuno può davvero salvarsi. Nessuno. E desideriamo che l'Europa volga finalmente lo sguardo al Mediterraneo a proposito del nostro sud, con le enormi novità che stanno avvenendo lì purtroppo nel nostro assordante silenzio. Lei ha puntato sulla crescita. Bene. Le dico cosa pensiamo noi. Noi pensiamo che le disuguaglianze sociali e territoriali siano contro la crescita, che la dequalificazione, il declassamento del lavoro e della conoscenza, che l'eccesso di precarizzazione siano contro la crescita, che le rendite amorfe, le posizioni di rendite corporative siano contro la crescita, che la pletora della pubblica amministrazione sia contro la crescita, che la sottovalutazione dei temi ambientali, dell'innovazione tecnologica, dell'efficienza energetica sia contro la crescita e che in particolare l'egoismo sociale, la vergognosa infedeltà fiscale, l'idea di salvarsi da soli sia contro la crescita e contro il Paese. Presidente, basta con l'egoismo sociale. Se le rimanesse un solo euro in cassa, per cortesia lo spenda per un servizio per i disabili, perché senza solidarietà non c'è senso di comunità e senza senso di comunità non possiamo salvarci. Basta con l'egoismo sociale. Ci vuole uno sforzo collettivo, collettivo, dove chi ha di più deve dare di più e dove chi è stato disturbato meno deve essere disturbato di più. E le chiediamo dentro a questa ispirazione, lo diceva anche Casini, riprenda il filo del dialogo sociale, partendo dal 28 giugno, da quella base, perché quella base dia nuovi frutti, una vera assunzione di responsabilità. Su ogni singolo tema i nostri parlamentari sono a disposizione, saranno costruttivi per sostenere quello che lei ha definito un governo di impegno nazionale. Benissimo, un governo di impegno nazionale. Ciascuno si prende la sua responsabilità. Noi non metteremo condizioni, non accetteremo che ve ne siano. Certo, anche oggi lei ha dimostrato di non avere timidezze. Questo ci ha fatto piacere. E così come non le ha avute, per esempio, nominando le pensioni, sono sicuro che qualora venisse il caso non ne avrebbe nemmeno per nominare i grandi patrimoni immobiliari, per esempio. Infine, e chiudo su questo, noi desideriamo essere presenti in Europa non solo per gli spread che sono rilevantissimi, e vedo già qualche segnale buono. Ci interessa esserci per i diritti di cittadinanza e di civiltà. E riprendo quel che ha detto Franceschini. Noi, cari leghisti, vi dico dove ci avete portato, con un esempio solo. Noi abbiamo centinaia di migliaia di figli di immigrati che pagano le tasse e lavorano, che stanno andando a scuola, che parlano l'italiano e che non sono né immigrati né italiani, non sanno chi sono. È una vergogna! E in Europa ci si va con delle misure di civiltà. Non possiamo solo parlare alle tasche degli italiani, dobbiamo parlare anche al cuore degli italiani e al nostro stesso cuore che si è addormentato dopo la vostra cura. Basta, basta. Ho finito. Io finisco con questo. Solo 10 giorni fa, dicasi 10 giorni fa, si è chiusa qui in Parlamento una fase. Dopo solo 10 giorni siamo in un altro universo. Io non lo dico per tutti, guardate,
per tutti, sentendomi solidale con tutto questo Parlamento. Io voglio dire questo, non so in quanti altri posti al mondo, in analoghe condizioni, compresi i paesi che ci fanno la lezione, sarebbe stato possibile in 10 giorni un fatto di questo genere. Questo significa che alla fine siamo italiani e siamo ancora in condizione di stupire, solo che abbiamo fiducia in noi stessi. Bravo.